Domanda classica, perché ho i risultati scarsi? Ogni tanto arriva qualcuno di punto in bianco, non si presenta e dice ho un problema perché? Già da qua si capiscono molte cose. E la cosa più importante da mettere subito in chiaro è l'errore di fondo che probabilmente viene ripetuto molte volte e che poi a un certo momento ha causato un accumulo di insoddisfazione che la persona è scoppiata e dice ma perché ho risultati scarsi? E allora in questo caso io dico due cose. Prima la risposta velocissima e poi spiego le cose per bene. E lo stesso voglio fare in questa live. Subito ti do la risposta. Ossia hai risultati scarsi perché sei approssimativo. Quindi in 46 secondi ti ho spiegato tutto. Adesso ti spiego con calma che cosa significa essere approssimativi. Precisamente ti faccio vedere 7 situazioni tipiche, molto diffuse, di persone che commettono errori senza capire che commettono errori. E poi, la parte bella costruttiva, ti passo 11 indicazioni per riuscire a mettere chiarezza nel tuo modo di procedere. Questi sono i due concetti. E allora, partiamo con questa live e chi vuole interviene e dice la sua a proposito dell'argomento perché ho risultati scarsi. Partiamo da questa considerazione. Non hai una meta. Te lo dico, se tu dici perché ho risultati scarsi, mi stai facendo capire che non hai un piano. Non hai una meta, non hai un piano, non hai le tappe, non hai tempificato. Semplicemente a un certo momento ti sei svegliato, svegliata, ti aspettavi di avere trovato quello che avevi in mente, non c'è, e allora ti domandi perché non c'è. Se tu invece avessi una meta, se tu avessi una serie di tappe e l'avessi tempificato, sapresti risponderti da sola. Da sola. Cioè sai qual è il punto d'arrivo, sai dove sei, misuri quanto manca, fai un bilancio della situazione, ma evidentemente tutto questo è qualcosa che non è nel tuo modo di procedere. Cioè ti sembra di sapere che le cose sono evidenti. Esempio, hai una relazione scarsa. Domanda, perché il mio matrimonio non funziona? E ti chiedo io, hai un'idea chiara di che cosa volete realizzare in coppia? Da dove siete partiti? Dove siete arrivati? Quindi quanto avete realizzato di quel progetto? Quando dovevano attuarsi le tappe? Che cosa avete fatto? Che cosa ha funzionato? Cosa no? E se io faccio questa domanda alle coppie in crisi, nel 90% dei casi, non sanno neanche da che parte iniziare a rispondere, perché non sanno com'è la loro coppia. Così come gente che mi dice non sono soddisfatto dei soldi che guadagno, e perché? Quanti soldi volevi guadagnare? Quando? Come avevi previsto lo sviluppo della tua carriera? Come è evoluto il mercato e come tu hai di conseguenza evoluto la tua formazione? Queste domande, se ti lasciano senza risposta, mi fanno capire che tu non hai un piano scritto, non hai l'abitudine di gestire la tua vita mediante misurazioni. Quindi vai dove ti porta il cuore, segui le emozioni, segui la fiducia che tu riponi in qualcuno. Ma questo non è un modo per vivere su questo pianeta dove tutto è misurato, c'è poco da dire. Tutti i fenomeni naturali sono misurati, dai fenomeni astronomici dipendono le stagioni sulla Terra, precisamente i semi germogliano, la chimica, la biologia vanno a braccetto. Tutto misurato, tutto calcolato, le cose che funzionano sono perfettamente programmate. Le aziende che funzionano, le multinazionali che esistono al di sopra dei governi, al di sopra delle guerre mondiali, si danno delle organizzazioni perfette. Non subiscono scossoni perché in un certo paese va al governo quello là e invece avrebbero preferito quello lì.
Una multinazionale è capace di prevedere anche gli imprevisti. Sembra una contraddizione, diciamo che ha un buon margine di gestione degli imprevisti e questo consente di realizzare quello che si vuole realizzare. Quindi i risultati scarsi derivano dalla mancanza di una programmazione. Te l'ho detto, è una forma di approssimazione. Questo è un errore molto diffuso a tutti i livelli, eh? A tutti i livelli. Io vedo anche governi che non hanno un progetto. Sì, hanno in mente qualche punto da realizzare, ma non hanno un progetto totale a 360 gradi per risolvere simultaneamente tutto quanto c'è da risolvere. Davanti a questa ipotesi, risolvere simultaneamente tutto, gli esperti, tra virgolette, ridono dicendo: ma è impossibile. E allora, se non ti occupi di questo, fallirà il governo. E in effetti succede così. Ma ci sono multinazionali che non hanno questo atteggiamento fatalista e dicono: va bene, occupiamoci di tutto quello che succede in tutti i paesi dove siamo presenti. Quindi gestiamo situazioni completamente diverse. Allora si può fare, è certo che si può fare. Se sei preciso, fai le cose, se non sei preciso e ti compiaci di seguire il cuore e di improvvisare o di impennate d'orgoglio, allora va bene, sei soddisfatto di questo stile ruspante e poi non concludi. Un altro errore molto diffuso è il fatto di non misurare le risorse. Le effettive abilità, il tempo, gli alleati. E tutto questo va inserito nel piano scritto. Ma ovviamente, se tu non hai il piano scritto, non puoi sapere quanto tempo hai, non puoi sapere quali sono le risorse, non sei onesto, onesta nel valutare la tua formazione e nello stabilire quale formazione aggiuntiva ti serve. E quindi non sai dove sei. Non sai quali sono le risorse, non sai cosa puoi fare, non sai cosa puoi delegare, non sai chi chiamare quando per intervenire, per fare cosa. E lì il panico diventa l'ingrediente che accompagna la disorganizzazione. Poi non puoi di punto in bianco svegliarti e dire perché non ottengo i risultati. Risposta: perché non hai un piano, perché non lo stai gestendo, perché non sai dove sei, perché non hai conoscenza, comprensione di ciò che succede. Ti sei sposato e pensavi di sposare una persona, poi hai scoperto che ne hai sposate 40. E già, perché tutta la sua famiglia, i parenti, gli amici condizionano il vostro matrimonio. Non ci avevi pensato. Hai firmato il contratto di assunzione e poi non ti piace guadagnare quella quantità di soldi. E certo, perché per fare quell'attività tu vali tanto quanto quelli che sono capaci di fare quell'attività. Sei sostituibile. Sei sostituibile, quindi non ti pagano più di tanto. E questo non ti piace. Dice: ma io mi sono preparato tanto. Sì, ma sei abile in un settore sostituibile. Diventa abile in un settore prezioso, ti pagano di più. E anche questo non l'avevi misurato, non l'avevi calcolato. Lo so, ecco perché è così importante un consulto di life coaching per tanti aspetti della vita. Vai nel mio sito, Come la vita quando ti sorride. Scarica materiali, scarica i miei corsi, iscriviti ai miei consulti. Così eviti di scoprire anni dopo quello che avresti dovuto fare anni prima. Terzo errore, credi di arrivare subito senza fatica, per cui di punto in bianco ti dici: perché ho risultati scarsi? Questo significa che nel tuo ragionamento tu pensavi che a quel punto avresti dovuto essere già a livello massimo. Perché? Perché te lo senti, perché lo senti di pancia. Perché l'hai visualizzato? No, vedi, se non hai un piano, non sai in che ambiente sei, non puoi pretendere di avere dei risultati o di stupirti se i risultati non ci sono. Lo dico a tutti i livelli. Se cade il governo, beh, non aveva un progetto, quindi quale
qual è la scoperta, la sorpresa? Il matrimonio va in crisi. Beh, tanto non avevate una meta. Cosa c'è di insolito? Il lavoro che stai facendo non ti piace più. Beh, ma tanto non hai pianificato la tua carriera, quindi di che cosa ti stai preoccupando? Quarto errore, consideri vincenti dei personaggi ridicoli, cioè hai dei punti di riferimento che sono tuo cugino, che non è un campione, oppure campioni sportivi, che non c'entrano niente con la tua esistenza. Oppure i riferimenti sono le chiacchiere da bar, le cose che tutti sanno. Quello che dicono al tuo paese, ti confronti col tuo paese è perché ti piace. E quindi sono dei riferimenti ridicoli che non corrispondono assolutamente a una visione organica, imprenditoriale, lungimirante. E quello che fai lo fai perché così facendo l'ha fatto anche Gigi, e allora dici se l'ha fatto Gigi, e Gigi sappiamo tutti che è una brava persona, allora se l'ha fatto Gigi lo faccio anch'io. Ma tu non sei Gigi, e Gigi poi non è questo punto di riferimento assoluto, ma finché tu hai i tuoi punti di riferimento, sei attaccato lì, al tuo paesino o al gruppo in cui ti identifichi, e non sei disposto a lasciare andare questa tua convinzione, non stupirti poi che questa tua convinzione non corrisponde alla realtà, perché effettivamente hai scelto tu di essere approssimativo, approssimativa, affezionandoti a qualche dato che non corrisponde alla situazione che vivi. Il quinto errore è la formazione fai da te. Ogni tanto c'è qualcuno che arriva e mi dice: ah, adesso sono in un percorso di formazione, ti sto seguendo da qualche anno. E io dico: scusa, tu stai dicendo che sei in un percorso di formazione con me? Ma dico, guarda, il tuo nome non mi dice niente. A quali seminari hai partecipato dal vivo? Quali consulti abbiamo fatto? E la persona dice: no, niente di tutto ciò. Io vado su internet gratis. E già qua capisci la serietà della persona. Cioè una persona che non stima se stesso, se stessa. E quindi dice: vado su internet gratis, prendo qualche cosa da un video qua, qualcosa dei tuoi video, e mi faccio un percorso che mi piace. E vedi, il problema è che se tu prendi quello che ti piace, stai cercando conferme del tuo modo di procedere, e questo non ti aiuta. Tu la chiami formazione, ma non è formazione, non è un programma. Vai nei ritagli di tempo, vai quando cerchi conforto. Non va bene questo. Qualcuno pone una domanda. Ho un bar sul lago di Garda, posto bello, ho rifatto tutto, arredo nuovo, ho investito, pianificato, pensato a tutto, ma il mio bar non riesco a farlo decollare. Perché, coach? Perché? Ecco. Questo è un bell'esempio del tu sei convinta che hai fatto tutto quanto, bisognerebbe vedere dov'è questo bar, in che fascia di pubblico ti sei messa, a chi ti rivolgi, cosa offre la concorrenza, cosa si aspetta il pubblico dove tu sei. Questi sono dati. Sono dati, devi vedere qual è la meta, il punto d'arrivo, dove sei tu, che distanza c'è. Queste sono le prime cose da fare. Quindi mi chiedi un perché, ti dico, devi essere precisa. Quindi rifare l'arredo non è che di per sé è garanzia di successo. Bisogna vedere se l'hai rifatto in modo da andare incontro alle aspettative del tuo pubblico. Sei sul lago di Garda, non so dove, ma se sei vicino a Gardaland,
e arriva al tuo pubblico di bambini dove si aspettano di vedere i camerieri vestiti da puffi. E tu hai un bar dove hai cameriere vestite da conigliette tipo Playboy, tu capisci che non c'è corrispondenza. Ripeto, sono delle ipotesi, non so chi sei, non so dove sei, mi hai detto soltanto una cosa che vagamente conosco, il lago di Garda, che è immenso, quindi ci sono tantissimi tipi di pubblico, a Riva del Garda, ho capito, ma ci sono diverse fasce. Quindi bisogna entrare sempre dentro i dati precisi. Questo è fondamentale. Quindi non è che improvvisi una ristrutturazione o una gestione. Devi vedere che cosa consideravi, che cosa hai sviluppato. Ci vuole un consulto. C'è poco da dire. E questo lo dico sempre a tutti. Quando uno mi chiede un consulto, non si deve aspettare una pacca sulla spalla da parte mia, una consolazione che dice bravissimo, hai fatto il massimo. Cioè, per prima cosa vediamo quali sono i dati, vediamo che cosa non funziona e questa può essere una spiacevole scoperta. Quindi il consulto non è facile. Se sei disposta a metterti in gioco, allora è il caso che tu riveda da capo le tue aspettative, il piano, in quanto tempo pensavi di ottenere i risultati e c'è da lavorare su quello. Tornando al discorso in generale, un errore molto diffuso è avere delle scuse pronte per spiegare che quanto è stato fatto è perfetto. Non mi sto riferendo a questo intervento. In generale, proprio mi collego al discorso che ho appena fatto, cioè quando io faccio un consulto, succede che emergono degli errori e quando emergono, la persona che li ha commessi entra in uno strano meccanismo per cui si sente in colpa, si sente giudicata male e io dico: ma non ti sto giudicando male, cioè tu come persona vali a priori. Sto dicendo che in base a quanto tu stai riportando, il comportamento che hai avuto è criticabile, cioè il comportamento è criticabile, non tu come persona, sono due cose diverse. Cioè tu puoi essere una persona con un bell'aspetto che sta indossando un abito non elegante. Non sto dicendo che tu sei una brutta persona, sto dicendo che quell'abito indosso a te non ti fa fare una bella figura. Sono due cose diverse. Anche se, ecco, il problema c'è se tu dici: ma io mi sono affezionato a quest'abito, ho investito tutto su quest'abito, e allora se non riesci a distinguere il comportamento dalla tua essenza, lì ci sono dei problemi di orgoglio che devi risolvere tu. Io mi occupo di dati, non mi occupo di gestire il tuo orgoglio. Il fatto è che se non ci capiamo su questo, la persona che mi dice: ma quest'abito mi piace molto, allora cerca di giustificare il perché ha comprato quell'abito e pretende che quell'abito le stia bene addosso, indipendentemente dall'effetto che fa, che poi non sono io che lo dico, ma sono le persone che dicono a quella persona: guarda che il tuo abito non ti sta bene addosso. Qualcuno ha sempre il discorso del qualche dato in più. Il mio bar è vicino a una stazione dei pullman, ma passano tutti senza entrare, entrano al 50%, forse. Ho capito, non è che io. Allora, il tuo bar è una cosa seria. Se è seria, mi chiedi un consulto completo. Se vuoi una risposta al volo, ti dico: devi valutare tutti i dati. O tu pensi che ti colleghi a internet e magicamente risolvi il problema. Quindi le agenzie che fanno consulenze di pubblicità e marketing sbagliano, secondo te? Cioè, basterebbe fare una live, parlare 2 minuti e si metterebbe tutto a posto. Stai sottovalutando il tuo lavoro. Stai sottovalutando il tuo lavoro perché ti dico, devi metterlo in mano a un'agenzia di pubblicità e marketing. Sei un imprenditore, un'imprenditrice, quindi tu avrai sicuramente preventivato anche le spese di pubblicità e marketing.
questo è chiaro, cioè non dimmi che lo stai scoprendo adesso. Se lo stai scoprendo adesso, allora ecco, hai ottenuto gratis un dato importantissimo. Qualcuno chiede, consigli di tenere un diario giornaliero, come va strutturato? Questa è una buona domanda. Può essere un'idea valida. Tieni il tuo diario giornaliero dove tu, giorno per giorno, a grandi linee, senza stare sveglio 3 ore di notte, a grandi linee segni le cose che fai. Esempio, quanto tempo dedichi a le cose che hai fatto. Questo è il diario nella sua forma minima che puoi realizzare. È importante perché sono già dei dati, ma tu giustamente hai chiesto, e come va strutturato? E questa è un'ottima domanda. Quindi il diario non è semplicemente un quaderno dove raccogli degli appunti. Se ci metti una struttura, questi appunti diventano strategici. E questo si collega anche alla domanda di prima della persona che dice ho un bar e non funziona. Perfetto. Qual è la storia del tuo bar? Questo lo dico a tutti, che abbiate un locale o che abbiate una vita privata. Molto importante è avere una meta. E allora, come va strutturato il diario giornaliero? Va strutturato come raccolta quotidiana di dati relativi agli obiettivi. Già qua, allora abbiamo fatto un salto di qualità nel gestire il diario. Quindi, tu sai qual è la tua meta da qui a 100 anni, 1000 anni. Non ti sto prendendo in giro. Cioè, se tu hai una meta da qui a 100 anni, da qui a 1000 anni, vuol dire che stai per lasciare un'eredità al mondo. Dici, io mi gioco questi 10-20 anni che ho per andare a lasciare un'eredità importante, quindi faccio qualcosa di valido. Per arrivare a quel traguardo avrò degli obiettivi, dei sottoobiettivi, e tutto questo si inserisce in quegli anni che vivrò. Quindi ipotizzando che vivrò 20 anni, arriverò a 20 anni, da qui a 20 anni a fare questo, da qui a 10 anni, da qui a 5, da qui a 2, a 1, da qui a 6 mesi, da qui a 3 mesi, da qui a 1 mese, da qui a una settimana, tutto in scala, tutto inserito all'interno della visione, e visto che alla fine della settimana devo arrivare a questo, allora le mie quote giornaliere da raggiungere sono queste. Quindi oggi, ecco cosa devo fare oggi all'interno della visione che si sviluppa in questa settimana, questo mese, quest'anno, prossimi 3 anni, 5 anni, 10, 20, 100, 1000. Comincia a prendere la direzione dei 1000, che così ti dai una prospettiva ampia, ad ampio respiro. A questo punto allora hai una struttura. E quando tu scrivi sul diario alla sera, lo fai non per sfogarti, non per parlare con qualche tuo amico invisibile che ti consola, ma lo fai per dare una prospettiva alle tue azioni. Quindi tu dici, oggi avevo da centrare 3 obiettivi, perché sono quelli della settimana che entrano nel mese, nel trimestre. Di questi 3 obiettivi oggi ne ho fatti 2. E quindi già che ci sei, ti segni quello che farai l'indomani, dovresti averlo già pianificato. Alla fine della settimana vai a rileggere che cosa è successo e ogni 3 mesi prenditi una mezza giornata e vai a rileggere che cosa è successo. Una mezza giornata, prenditi 4 ore per fare questo. È la tua vita. Prenditi la totale responsabilità della tua vita, dicendo, ma visto che io punto a quel traguardo molto alto e visto che questo traguardo è fatto di azioni concrete, quello che sto facendo ha senso? Cioè, se tu scopri che durante la giornata dedichi 3 ore a vedere la televisione, tra un film, un telegiornale e la pubblicità, e dedichi mezz'ora alla crescita personale, già il semplice fatto di annotare questi dati, quando fai il bilancio settimanale, mensile o trimestrale, e dici, oh caspita, non sono ancora riuscito ad arrivare, e vedi come hai investito il tuo tempo,
ti risalta quel dato e dici: ma come mai io ho dedicato in una settimana 20-30 ore alla TV e non ho dedicato 20-30 ore allo studio di materiali per la crescita personale? Beh, è ovvio che allora il risultato non esce, perché la TV non è lo strumento, non è l'occupazione per realizzare la mia meta. Un diario dove tu scrivi esattamente i dati, soltanto i dati, te l'ho detto, non parlare con l'amico invisibile nel tuo diario sperando che venga a consolarti, un diario usato così, con questa prospettiva, diventa un potentissimo strumento che ti toglie dall'approssimazione e ti mette nella gestione, la gestione che punta a degli obiettivi che vanno realizzati. Questo cambia completamente l'approccio. Questo è un modo molto semplice per iniziare a vivere la vita, e quando fai i bilanci serali, settimanali, mensili, trimestrali, annuali, quinquennali, e ogni volta per fare un bilancio ti prendi mezza giornata, quando inizia l'anno magari prenditi un giorno intero, Capodanno, anziché fare un Capodanno allo sbando, ubriacandoti, non so se fai questo, c'è gente che lo fa, ecco, decidi di regalarti un giorno di vacanza. Inizia l'anno con un giorno intero di vacanza per fare una bella revisione di com'è andata l'intera faccenda. E a questo punto mettici dentro anche del life coaching. Se ti piace il mio stile, chiedimi un consulto. Se no, trova un life coach con cui tu ti trovi in sintonia. È molto importante, questo lo dico a chiunque, trovare un life coach che ti aiuta. Quindi, ripeto, sto parlando, anche se non sono stato incaricato, sto parlando in generale a nome di tutti i life coach. Ce ne sono di diverso tipo, di diversi approcci, ed è giusto che sia così, perché ogni persona ha il suo stile. L'importante è che ti fai affiancare da un life coach che riesce a entrare in sintonia con te e a parlare bene, costruttivamente con te. In questo modo tu affianchi una supervisione che ti permette di capire come funzionano le tue giornate. Qualcuno dice: ho molte fobie e sono poco sicuro di me stesso. Faccio finta di essere forte tenendomi tutto dentro, ma non lo sono. Cosa mi consigli di fare? Ho provato ad affrontare alcune delle mie paure, ma nulla. Ho appena detto, devi farti affiancare da qualcuno che ti possa aiutare. Cioè, da solo non puoi fare le cose che hai in mente. Se uno sta annegando, ha bisogno di soccorso. Se uno ha fame, ha bisogno di qualcuno che gli procuri il cibo, perché non è che di punto in bianco ti trovi la soluzione. Se hai delle fobie, ti consiglio di rivolgerti a uno psicoterapeuta, quindi non a un life coach. Se la cosa diventa patologica, è meglio che parli prima con il medico di famiglia, spieghi la tua situazione e lui saprà indicarti uno specialista che ti dà delle indicazioni. Qualcuno dice, a proposito del diario, come lo stai descrivendo, è un bel diario strategico. Esatto, hai detto la parola giusta, strategia. Perché vivere richiede strategia, non è un fatto naturale. Lo dico sempre, ma non è un danno se mi ripeto. L'essere umano è stato costruito, non è naturale. Significa che il gatto è stato costruito per fare il gatto, quindi distinto sa cosa fare. Distinto sa che se vede un topo, quello lì è cibo, è divertimento. I gatti spesso si divertono a tormentare le loro prede e quindi fa il mestiere di gatto. Per istinto non deve andare alla scuola dei gatti, e così vale per tutti i viventi. Soltanto che l'essere umano non ha questo istinto, e allora deve inventarsi una strategia per vivere. È necessaria la strategia, perché se non ci dotiamo di strategia, viviamo in modo approssimativo, e l'approssimazione non ci consente di esistere, perché la natura vuole risposte precise, quantità, tempificate, risultati, rispondere alle sfide. È complicato, ma non ci sono alternative. Qualcuno dice, quindi proponi un tracking, cioè tenere conto delle attività svolte suddivise per categorie, giusto? Sì, è una buona idea. Così capisci anche a quante attività ti stai dedicando simultaneamente e
vedi quanto è ragionevole che tu possa seguire simultaneamente quelle attività e capisci se hai bisogno di supporto. Non sono banalità. Ma se tu devi curare la casa, seguire la biancheria, fare la spesa, andare a lavorare, che tu sia in coppia o che tu sia single, questo non cambia niente. E tutte queste attività sono giuste, non si discute, d'accordo. Ma capisci che se stirare richiede 2 ore, fare il bucato 2 ore, andare a fare la spesa 2 ore, sono già 6 ore. Lavorare 8 ore, più i trasporti. Altre 2 ore. A questo punto siamo già a 16, quasi 20 ore. Scrivi tutto, tieni una nota, un tracking, come dici tu. Così davanti a questo fatto non è che ti spaventi e dici, ok, allora per vivere 24 ore mi servono 30 ore. Questo è un discorso da imprenditore, eh? Per produrre queste automobili mi servono 100 milioni di ore di lavoro. Quindi assumo persone. Cioè, visto che io non vivo 100 milioni di ore e visto che voglio queste automobili nell'arco di 2 anni, si fa proprio così. Si decide di delegare. Quindi nel momento in cui tu fai questo tracking delle attività, è bella la tua domanda perché ci permette di completare il concetto di diario, nel momento in cui tu fai la tua analisi e scopri che per vivere 24 ore te ne servono 30 e quindi evidentemente devi delegare attività per almeno 20 ore, 25. Questo significa che devi pagare delle persone che fanno le attività per 25 ore a nome tuo. Va bene, tutti questi sono dati. Da questa analisi viene fuori quanto devi guadagnare. Così riesci anche a capire come impostare la tua strategia per vivere. Ma se non facciamo questi discorsi così onestamente, succede che poi di punto in bianco usciamo con la domanda: ma perché ho risultati scarsi? Risposta: perché non hai gestito questo? Quindi, se non hai fatto mai una pianificazione come quella che ti ho descritto, e tu pensi che gestire la casa sia in qualche modo al sabato, alla domenica, stirare, fare il sugo per tutta la settimana, pulire i pavimenti, fare la spesa, divertirti, vedere la TV che non hai visto, vai fuori di testa. Oppure ottieni risultati approssimativi e accumuli stress e non capisci da dove succede. Succede da cose che devi concederti di scoprire. Cioè quello che ti ho appena detto, se scopri che ti occorrono 30 ore al giorno per vivere, non dire è una barzelletta. Ti ho parlato da imprenditore. Ti ho detto ci sono imprenditori che gestiscono ogni giorno decine di migliaia di ore. In che modo? Delegando, creando una struttura. E questo allora serve per quantificare l'investimento e il ritorno che ti servono per poter vivere. Qualcuno dice: è giusto pianificare e rischiare quando le variabili esterne sono troppo grandi? Ad esempio, investire a Napoli può essere un successo, città in crescita, ma anche un disastro se il Vesuvio eruttasse. Fa parte della pianificazione valutare anche il territorio. Esatto. Quindi non soltanto il business in sé può funzionare, ma anche tutto ciò che corrisponde. Questo è il problema dell'Italia. L'Italia ha delle magnifiche coste, ha circa 8.000 km di coste, 8.000 km di coste, ma se tu hai uno yacht è difficile trovare dei ricambi negli 8.000, negli 8.000 km di coste italiani. Quindi non è che basta avere la risorsa, in questo caso la costa marittima, non basta che ci sia il pubblico. Il Mediterraneo ha degli yacht di benestanti, quindi c'è un bel business, sì. Ma se non ci sono tutti i fattori, il business non funziona. O perché erutta il vulcano, o perché tu dici: ah, bello, mi piace questo business, ho capito.
che non a caso ho citato quello degli yacht, che è un mercato che cresce a due cifre in Italia, giusto per quelli che mi dicono che c'è disoccupazione. Vabbè, certo, se non avete i dati o se guardate i dati delle carrozze a cavallo, no, le carrozze a cavallo stanno precipitando come produzione. Mercato degli yacht in Italia cresce a due cifre all'anno. Quindi uno dice: ah, ecco, ho trovato un buon business, mercato degli yacht, 8.000 chilometri di coste, praticamente assistenza inesistente, quindi potrei fare un bel business, vado là e piazzo dei ricambi per yacht. Domanda, là, ci sono delle strade che ti collegano per avere i ricambi per gli yacht? E siccome la tradizione dice che in Italia non ci sono tutti questi porti che forniscono questo tipo di servizi, devi anche informare tutto il pubblico degli yacht che adesso ci sei tu e quindi creare delle attività che portano le loro rotte sino da te. Devi fare pubblicità e marketing. Quindi tu ti occupi di un piccolissimo pezzettino che è la tua idea business che deve essere inserita. Poi ti fai questa domanda: ma se io vado in California, a Big Sur, e faccio questo stesso business, cioè non devo spiegare che servono le strade, che gli yacht hanno bisogno di pezzi di ricambio e di assistenza? No, non devi spiegarlo in California. E allora dice: ma investimento per investimento vado dove ci sono le condizioni. Vedi che con i dati siamo riusciti a fare un'analisi precisa. Poi devi vedere, dice: ma io in California non conosco nessuno, ma io i miei amici ce li ho da un'altra parte. E ho capito, e questo è un problema. Questo è un problema che ci porta alla settima trappola, il settimo errore che molti commettono, ossia l'approssimazione dovuta al fatto che le tue scelte dipendono da questioni di orgoglio, di attaccamento viscerale al luogo dove tu sei nato, dove tu sei nata. O anche: vuoi stare lì, nel luogo dove sei nato, dove sei nata, perché vuoi fare schiattare d'invidia tuo cugino Gigi, Gigi, sempre quello là, e fargli vedere che tu vali più di Gigi. Cioè non fai un ragionamento dicendo: ma questa idea, questa aspettativa si può effettivamente concretizzare qui e quanto viene a costare e quando si realizza effettivamente in quanto tempo e questo corrisponde alla mia voglia di preparare tutto? Se tu non ti fai queste domande, succede che rimani visceralmente attaccato lì. Dei dati che ho passato nell'esempio prima, giusto per restare in quell'esempio, prendi soltanto quelli che ti piacciono, 8.000 chilometri di coste. Mancano punti di assistenza per yacht. Ma io ti ho detto molte più cose, abbiamo la registrazione. Certo che se tu non prendi tutti i dati, e questa non è un'analisi di mercato, è semplicemente una rapidissima, rapidissima, inconsistente visione di quello da considerare quando si apre un business. Ma ti dico, ci sono persone che aprono business senza neanche avere questi dati che io ti sto passando come briciole di niente. Ci sono persone che non fanno neanche questa analisi e partono dicendo: beh, io apro un'attività perché sono bravo a fare una certa cosa. Oppure mi sposo perché abbiamo una buona intesa sessuale. Oppure accetto questo lavoro perché è soltanto a 25 km da dove abito. Ma questi non sono argomenti, questi sono alcuni dei dati, ma tu devi avere quell'analisi strategica che ti consente di vedere se funziona. Ecco, questi sono i concetti che riguardano gli errori. Quindi, se vuoi capire perché non ottieni i risultati consistenti che vuoi, riascolta questi primi 39 minuti di registrazione, perché adesso passiamo alla parte costruttiva. Tu lo sai che io ogni volta che mi esprimo in pubblico voglio sempre dare delle indicazioni pratiche. Quindi, se ti faccio pensare, se ti getto nel panico con le domande, sappi che non ti abbandono lì, ma prima di chiudere arrivo a passarti anche delle soluzioni da considerare. Quindi abbiamo visto sette trappole dove ci si perde nell'approssimazione, adesso ti faccio vedere 11 atteggiamenti che ti consentono di uscire dall'approssimazione e ti consentono di farlo adesso con i tuoi mezzi.
Quindi non ti dico devi andare là a fare un corso di 25 anni, poi torna e ne riparliamo. No, partiamo da subito. Cioè tu, appena finisce questa live, potresti già mettere in pratica le indicazioni costruttive che ti passo. Faccio sempre così, che io scriva un articolo, che faccia un video, che faccia un super mega corso, un super mega consulto, ti do sempre indicazioni pratiche. Questo è il mio stile. Prima cosa che puoi fare subito, una pianificazione globale etica. Pianificazione, cioè sapere dove vuoi arrivare a fare tutte le tappe, globale, considerando tutta la tua vita, etica. Cioè il tuo business o il tuo matrimonio o qualsiasi tua attività vanno sempre inseriti in una visione etica, cioè spirituale, cioè l'etica è la consapevolezza di ciò che ti mantiene in vita. Altrimenti tu dici, ho iniziato quel lavoro, però non ha funzionato, ho fatto un matrimonio, però non so, sto gestendo la mia attività artistica, ma non mi piace neanche quella. No, queste obiezioni dipendono dal fatto che non hai collocato la tua attività in una visione etica. Prima abbiamo parlato di strategia, adesso andiamo a completare perfettamente il concetto dicendo che la tua strategia di vita deve essere all'interno di una visione etica, perché altrimenti tu rischi di partire con un progetto egoista. Lo realizzi e dici, ma perché non funziona? Esattamente come la persona prima ha detto, ma io ho scelto un bel posto su un bel lago, ho fatto l'arredamento, perché non funziona? Perché non sono in contatto col pubblico? E io ti ho risposto prima, hai fatto tutto questo partendo dal pubblico? Adesso capisci il concetto perfettamente. Si chiama pianificazione globale etica. Non è una cosa che ti racconto in 2 secondi. Perciò vai nel mio sito, come la vita quando ti sorride, e scarica i fondamentali. I fondamentali, lo dice il nome, sono il punto di partenza, sono i fondamentali per fare un programma di life coaching con me. Di questi fondamentali, il primo corso si intitola 8 settimane per vivere alla grande, dove ti spiego come si fa la pianificazione, il diario, i bilanci e tutto quello che serve. Assolutamente importante. Qualcuno dice etico è quando non toglie risorse alla comunità? No. Etico è quando crea condizioni vitali, quando crea condizioni vitali. Quindi, se per costruire un razzo che ci porta a vivere su Marte, sottraggo risorse alla costruzione di carrozze, sì, ma non ti vergogni? No. Perché tra costruire carrozze e creare un'alternativa alla Terra, perché la Terra potrebbe essere gestita male, cosa è più vitale? Il razzo per Marte. Sono scelte estreme. L'ideale sarebbe che la Terra non avesse problemi. L'ideale è che tutti in famiglia andassimo d'accordo. L'ideale è che ci fosse abbondanza, pace, prosperità e gioia. Questa è la scena ideale. Dove siamo noi? Dati. Dove siamo noi? Quindi in questo momento, se ho 50 euro, sto morendo di fame e posso portare l'auto a lavare. Cosa mi mantiene in vita? Beh, vado a mangiare perché se muoio di fame l'auto non funziona. Proprio se la mettiamo nel limite estremo. Ma è per quello che ti insegno a usare i fondamentali. 8 settimane per vivere alla grande è il primo corso che ti serve per poterti orientare. Ed è un corso giustamente pensato per qualcuno che possa scaricare il corso, cioè non che sia la canna del gas. Dopodiché, giustamente, il secondo corso è le basi per migliorarsi, perché una volta che hai imparato a organizzarti, hai bisogno di una base, cioè la tua organizzazione deve posare su una base, devi stare in un metro quadro con altre persone che gestiscono bene lo spazio e il tempo insieme con te, ed è tua responsabilità fare questo. Siccome ti sai organizzare, l'hai imparato in 2 mesi, 8 settimane per vivere alla grande. Il passaggio seguente è costruirti le basi per migliorarsi. E il terzo passaggio risponde perfettamente alla tua domanda. Il terzo passaggio è il corso 50 valori per vivere meglio, che servono proprio per capire, ok, ma visto che questo metro quadro dove io sono organizzato è in un pianeta in disequilibrio, quali sono le priorità? 50 valori per vivere meglio.
perché dobbiamo prendere delle decisioni. E questo, tu capisci, ti fa capire quanto è diverso il mio insegnamento da tutto il resto che trovi in 5.000 anni di storia documentata, dove ti raccontano, dovresti fare così e cosà, ma quello è un principio astratto. Tu dove sei? Cosa serve a te? Cosa ti mantiene in vita? Cosa è etico? Pensare di trasferire una parte della popolazione su un altro pianeta è una cosa che negli ultimi 5.000 anni non è stato ipotizzato. Adesso, da circa 5 anni a questa parte, si sta lavorando seriamente dicendo, beh, ma effettivamente una colonia terrestre su Marte sembra ragionevole, anzi, forse indispensabile. Tu capisci che etica è ciò che ti mantiene in vita e di situazione in situazione devi vederlo. Cioè non puoi rispondere dicendo, ma sul mio libro sacro c'è scritto... Lavorerai la terra col sudore della fronte, che poi non c'è scritto quello. Comunque va bene. Non entro nel merito. E ho capito, quella frase andava bene 5.000 anni fa, 3.000, 2.120, 15 anni fa. A un certo punto, visto che mancava la gestione globale, la strategia e tutto, rimane l'esigenza dell'etica. E allora ti serve una pianificazione globale etica. E quindi devi usare le risorse che ci sono. Lo so, lo so. Sono delle scelte, ma come fai a farlo? Ma io te lo spiego non con principi assoluti, dicendo, ah sì, la via della realizzazione presuppone che tu faccia il sacrificio del vitello grasso. No. Questi sono principi astratti che non sono utilizzabili, cioè non è che tu hai la sicurezza che facendo automaticamente quello allora ci sarà il risultato. Quindi non, il concetto di etica non è fisso. È questo il problema. Questa è una mentalità scolastica. La scuola ti dice tu vai, prendi il diploma e automaticamente avrai il lavoro. E te lo dici in modo autorevole. I ragazzi vanno a scuola, prendono il diploma e non hanno automaticamente il lavoro. Ma perché non c'è nulla di automatico nella vita? Ma il problema è, ma questi ragazzi come fanno a restare in vita? Che cosa li mantiene in vita? E a quel punto si guardano il diploma in mano e dicono, ma questo non serve. Ma allora il meccanismo del in automatico fai questo perché tutti l'hanno sempre fatto? Ma allora non funziona. Esatto. Ed è così che ho creato i fondamentali, perché ho detto, queste nozioni vanno codificate e trasmesse perché mancano completamente come argomento, cioè l'argomento della pianificazione globale etica manca nella storia della filosofia, quella che ci insegnano, e nelle varie correnti. E quindi mi sono detto, se io posso fare questo pezzo, lo faccio, e infatti l'ho fatto. Qualcuno dice, il partire dal pubblico è un vero macigno, tra virgolette, per molti investitori. Si sente sempre dire che per il successo serve seguire passioni e predisposizioni. In realtà vengono prima le necessità dei fruitori. Esattamente, esattamente. Ma questo, allora, questo sarebbe deducibile se la gente osservasse, ma la gente non osserva. Cioè, se io faccio una festa per bambini, non preparo dei cocktail a base di whisky. Dice, a me piacciono, la mia passione sono cocktail a base di whisky. A parte il fatto che non sto parlando di me, ovviamente. Devo pensare al pubblico. Ma questo non viene capito perché va di moda, l'ho detto all'inizio, segui dove ti porta il cuore. Ah, dice, il cuore mi porta a quello. Infatti tutti i criminali seguono dove li porta il cuore. Serve una pianificazione globale etica, cioè devi capire che cosa ti mantiene in vita. Se ti rivolgi a qualcuno, se fai una festa per bambini, devi fare un menù per bambini, anche se tu non lo mangeresti. Qualcuno dice, quando vai a pescare, porta i vermi. Dice, tu non li mangi, ma ai pesci piacciono. E questa è una bella considerazione.
Quindi il primo degli 11 passi è pianificazione globale etica. Vai nel mio sito, Come la vita, quando ti sorride, e scarica i fondamentali. Parti subito con 8 settimane per vivere alla grande. Subito dopo ci metti in coda le basi per migliorarsi e 50 valori per vivere meglio. E qui già hai una base per iniziare. Poi ci sono i 3 di completamento. Migliorarsi si può, ecco come si fa, è il quarto, dove ti faccio un'analisi, ti porto a vedere, quello è un magnifico corso che si costruisce su di te, sempre per il principio etico che io seguo, cioè non ti passo dei dati assoluti, ma ti metto nella condizione di capire. Quindi è un percorso che ti porta a capire come sei arrivato lì e perché. Migliorarsi si può, ecco come si fa. Il quinto percorso, quando finalmente ti sei tolto un po' di zavorra mentale, il quinto è imparare a meditare. Meditare? Ma fino adesso abbiamo parlato di cose pratiche. Certo, perché se stai annegando devo tirarti fuori dall'acqua. Ma tu non sei fatto per annegare. E quindi il quinto dei corsi fondamentali è imparare a meditare e ti prospetto tutta un'altra dimensione spirituale che fino a quel momento non avevo considerato, perché tu sei ancora lì che ti stai inciampando nelle stringhe delle scarpe che non riesci ad allacciare, e quindi devo spiegarti come ti allacci le scarpe. E quando ti allacci le scarpe dici: ma è fantastico, ma adesso posso camminare, adesso ho trovato cosa fare nella vita. E dico: aspetta, siamo nei fondamentali, ti ho semplicemente evitato di cadere ogni 50 centimetri perché inciampi nelle stringhe delle scarpe. Ti ho detto che puoi migliorarti, ecco come si fa. Adesso guarda, adesso che ti sei ripulito, adesso che hai una strategia, sai cosa fare, perché è etico, adesso considera la meditazione. E te la spiego non con quelle cose strane, tipo mettiti in posizioni yoga da contorsionista, che ti dici: ma come faccio? Appunto, non serve a niente, non è quello l'approccio. Ti insegno a meditare, e ti faccio vedere i risultati, ti porto ad avere dei risultati pratici, sempre la mia filosofia non cambia, tirando fuori dall'estesissimo mondo della meditazione gli argomenti che ti permettono di ricavare ispirazione. E chiudiamo i fondamentali con generare idee di valore. Cioè ti faccio vedere cosa significa portare la meditazione a un livello dove congiungi lo spirito alla mente e ottieni il risultato nella materia. Il sesto corso, generare idee di valore, ti dà la chiave per risolvere tutti i problemi. Si chiama i fondamentali. Cioè siamo partiti da te che non sapevi organizzarti. Ti insegno come si può generare a comando tutte le volte che vuoi idee di valore. È il sistema che io utilizzo da quando ho iniziato a usare, quando te l'ho detto, lo dico nel mio sito. Io ho lavorato in pubblicità dal 1980, partendo subito come copywriter in un'agenzia americana in Italia. I clienti erano esigenti, bisognava produrre idee di valore a comando. E mi sono trovato in un ambiente dove tutti lo fanno. E lì ho scoperto tutto un mondo che ufficialmente a scuola non viene insegnato, ma è il mondo vero. Cioè non è che quando c'è un problema in un'azienda dicono: boh, speriamo che la fatina ci aiuti, speriamo di avere fortuna. No. Soltanto che per usare questo metodo, generare idee di valore che ti metti in connessione con la parte spirituale e ti dà delle idee pratiche che diventano progetti, per fare questo hai bisogno di ripulire tutti quei pregiudizi che ti servono. Ecco perché, dovendo proprio raccontare l'indispensabile, la prima cosa che ho fatto nel sito, proprio perché non so quanto questo corpicino fisico modello Homo sapiens funziona, mi sono detto: perlomeno codifichiamo le basi, quindi i fondamentali. E i fondamentali partono da: gestisci meglio la tua vita quotidiana, impara come gestire il tuo metro quadro in rapporto con gli altri, impara a gestire i valori, e già qui con i primi 3 corsi arrivi ad avere una visione che funziona. Dopodiché ti dico: bene,
per passare oltre, e c'è molto di più, credimi, hai bisogno di ripulirti. Perché se tu arrivi coi pregiudizi a fare la meditazione, non mediti. E anche questa è una delle cose che dico io, perché vedo fior di siti sulla meditazione che dicono iscriviti, partecipa. Ma come fanno a partecipare se prima non hanno sistemato le cose? Io sono stato studente di corsi fantastici con guru e i partecipanti dicevano: se ma io domani devo andare in ufficio, cioè molto bello, ma come faccio? Infatti, è quel classico errore dei i maestri hanno detto: sì, ma i maestri non sono io, non vivono la mia vita. E allora io mi sono detto: bene, bisogna creare gli strumenti che funzionano, che mancano. Mancano questi strumenti, o meglio, mancavano prima che arrivasse come la vita quando ti sorride, perché mancava proprio il progettare questo. C'era l'idea del noi maestri siamo arrivati, voi vi arrangiate. Io invece ho una formazione da pubblicitario. Cioè il pubblicitario non è che ti fa la pubblicità dicendo: ah, tu devi comprare quella cosa, sei stupido se non la compri. No, il pubblicitario parte dal presupposto che tu hai una situazione da risolvere e ti informa dell'esistenza di un prodotto che ti aiuta a risolvere quella situazione. Quindi si cala nella tua realtà, capisce che tu non puoi raggiungere quell'informazione se lui non scende a dartela. E ho applicato questo metodo alla visione spirituale. Ecco perché scelgo uno stile di comunicazione, degli esempi pratici che vanno proprio a prendere quello che non funziona e poi porto su la consapevolezza. Questo è il ragionamento. Nei fondamentali, quindi nella seconda parte, facciamo una revisione degli argomenti che ti riguardano. C'è un filtro che si adatta al fruitore, il lettore, l'utente di quel corso. Si vede il corso che gli si modella attorno. Dopodiché togli dei grossi pezzi di incomprensioni, pregiudizi e dici: oh, caspita, ma mi sento meglio a livello mentale. Stavolta sento che si risveglia qualcosa. Perfetto. Questo ripulire serviva per portarti a scoprire che ci sono altri livelli. La creatività è un pezzettino della meditazione. Ti faccio vedere come puoi meditare uscendo dagli stereotipi del ci mettiamo a fare om, eh? Tutti, ma ecco, anche qua ci sarebbe tutto un discorso da fare che in questo momento non faccio. Dopodiché tu dici: ma è fantastico, il quinto corso della meditazione mi fa sentire veramente bene. Dico: sì, ma ricordati che sei sulla Terra, quindi io non sono qua per dirti ti porto via sull'astronave e ti prometto il paradiso. Cioè tu sei qua sulla Terra lunedì, dopo che hai fatto il seminario nel weekend, lunedì tu sei nella tua routine, io lo so bene questo. E lunedì voglio esserci di fianco a te e voglio passarti gli strumenti in modo che tu puoi gestire la tua routine adesso, perché i problemi che dobbiamo risolvere sono in basso. E questa è un'altra delle cose che negli ultimi 5.000 anni non è stato capito. Si è parlato tanto dei massimi sistemi di maestri e ho capito, ma in basso ci sono i problemi. Se non vado a togliere le radici, è inutile che racconto quanto bello e splendente è il sistema perfetto. Chiaro? Quindi i fondamentali ti spiegano in pratica e ti mettono nella condizione di fare la pianificazione globale etica. E questo si ricollega a quanto è stato detto, che vengono prima le necessità dei fruitori. Esattamente. Mi sono domandato a chi mi rivolgo, qual è il mio pubblico ideale? È un pubblico che sente che le cose non funzionano, è dentro un sistema ma non si trova bene e quanto più entra nel sistema, perché il sistema promette che più entrando meglio le cose andranno, invece questo pubblico scopre che più entra più si stressa. Questo è il mio pubblico ideale. Questo pubblico che è così focalizzato sui problemi in basso e non riesce a salire di livello. Perfetto. Siccome conosco due cose, due, sul livello superiore e due cose su come funziona la mente, la comunicazione, e siccome conosco anche due cose su come si vive quando si è con dei problemi materiali, e siccome sono addestrato a non spaventarmi davanti a un problema, ho detto: bene, mettiamo insieme tutto questo, spieghiamo che cosa si può fare, facciamo i fondamentali. Questo
questo è il punto. Qualcuno dice: il 1980 fu un'esplosione di creatività in Italia, con risultati che durano ancora oggi. Nacque anche un famoso canale televisivo. Una gran reazione dopo il buio degli anni 70. Servirebbe quello spirito oggi. E io sono di quegli anni. 1980 ne avevo 19 di anni. Te l'ho detto, uscito dal liceo classico, sono entrato subito dalla porta principale di questo ambiente vivacissimo. A Milano da bere, eccetera, eccetera. Questo ambiente vivacissimo, dove i ventenni, 25enni, avevano avuto gli anni 60, quindi la memoria degli anni del boom, questa illusione magica, fantastica, che comunque ha fatto, noi siamo i baby boomers, cioè quelli che sono nati, che erano bambini quando c'era il boom, e quindi abbiamo avuto noi un'idea di che fosse un mondo perfetto. Gli anni 60, visti, io l'ho vissuto in un modo in cui veramente il mondo sembrava bellissimo, c'erano problemi, ma c'erano idee, c'era coraggio, potevi anche protestare costruttivamente. Questo è come io ho vissuto gli anni 60. Questa buona disposizione, 10 anni dopo, dai 60 agli 80, saltando gli anni 70 bui, me la sono trovata nel mondo del lavoro. Sono entrato in un ambiente creativo dove serviva quella fiducia, dove non c'erano quei discorsi del «Ah, ci fermiamo perché c'è un problema». «C'è un problema, lo risolviamo, pronti, siamo qua apposta». E il mio atteggiamento, il mio carattere di 19enne di allora, che avevo già viaggiato un pochino negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Europa, ero già entrato a contatto con delle culture occidentali avanzate, tutto questo ha fatto sì che io potessi vedere come le aspettative costruttive funzionano. E ho imparato subito nel lavoro che tutta questa creatività si posa, si basa sui dati. Caspita, i dati. Primo lavoro che mi è arrivato, briefing, cioè istruzioni, leggiti le istruzioni. In inglese, è certo. No, qui rido quando sento che vogliono la formazione, vogliono il corso. Ascolta, quando tu entri nel mondo vero, è il mondo vero, non ci sono cuscinetti. Beh, si dà per scontato che tu a 19 anni sappia leggere un briefing in inglese, giusto? Se no, che cosa hai fatto fino adesso? Hai giocato a pallone? A certi livelli, in certi ambienti, si dà per scontato che tu sappia avere quello spirito che tu dicevi. Esatto. E forse si appoggiava, dico io, a una generazione di baby boomers, cioè di bambini del boom, che erano ottimisti, costruttivi. E questa è una piccola sintesi di quello che è l'atteggiamento. Quindi per me è normale basarmi sui dati, è normale la crescita personale, è normale davanti a un problema dire ok, lo smontiamo. E tutto ciò che è disfattismo, polemica, bla bla bla, o tutto ciò che è altissimi sistemi perfetti, sono inconsistenti. Cioè, quando io ho a che fare con un cliente, non è che posso dirgli ti faccio il titolo prendendo Dante. Dante è la più alta autorità. Quindi il titolo per il tuo prodotto potrebbe essere nel mezzo del cammin di nostra vita ho trovato il prodotto XY. Questo è esattamente quello che fanno certe scuole dove ti dicono il maestro ha detto e allora siccome l'ha detto devi continuamente ripeterlo. Cioè, quando io faccio una pubblicità, devo capire di che cosa si sta parlando. E sono io che devo prendere i dati. E mi arriva il cliente sì, è innamorato del suo prodotto. Io non devo cadere nella sua visione. Devo capire di che cosa stiamo parlando, perché non è detto che la sua descrizione sia corretta, che è quello che ti dicevo all'inizio di questa live. Cioè, quando tu mi dici, ma perché non ottengo i risultati? Ma non è detto che tu abbia una visione corretta, quindi dobbiamo prima ripulire tutti i dati. Quando ripuliamo i dati, allora come pubblicitario ti faccio il titolo che ti serve adesso per il tuo obiettivo e ogni titolo è diverso.
No, perché c'è gente su internet, adesso sono tutti copywriter, va bene, che ti racconta come si fa, eccetera, eccetera. Perfetto. Il punto è che ti danno gli swipe files, cioè gli swipe files sono le raccolte di pezzi già detti, già fatti. Sì, che può essere interessante come spunto, ma quando tu analizzi una situazione non puoi fare il copia e incolla dagli swipe files. E quando tu hai un problema spirituale, non puoi fare il copia e incolla dicendo il maestro ha detto, quindi lo dico anch'io. Capisci la differenza? Capisci la differenza tra quanto insegno io e quanto viene raccontato negli ultimi 5.000 anni? La differenza è che io punto ai risultati. Lo dico, come la vita quando ti sorride, soluzioni per vivere meglio. Ciao, ti ho fatto il titolo e il payoff sotto, dove c'è scritto tutto quello che serve. Cioè, se tu ti riconosci in questi argomenti, allora vieni filtrato e entri nel mio sito. Se dici il titolo è troppo lungo, ecco, vai, vai. Vai perché non è per te questo sito. Vai. Questo è il concetto. E mancavano i materiali, per cui mi sono detto faccio i materiali e li faccio secondo la necessità, l'urgenza. Quindi non è che io ho cambiato i materiali, cioè che li aggiungo man mano che passa il tempo perché capisco dei pezzi. No, già all'inizio c'è la visione globale. È che io ho un corpicino modello Homo sapiens e per usare questo corpo devo gestire le attività e quindi escono poi gli altri corsi che vanno a integrare. Dopo i fondamentali c'è stata l'Accademia del Benessere Consapevole. Accademia Benessere Consapevole, ABC. Poi c'è stato il percorso dell'essere, poi c'è stato a modo mio e adesso recentissimo un'opera monumentale, efficienza totale. Falli tutti questi percorsi. Qualcuno mi dice quali percorsi devo fare? Tutti, tutti. Ci sono persone che a priori prendono qualsiasi cosa io faccio, anche il piccolo report, quello che è destinato alla persona che dice ma io voglio fare un piccolo investimento. No? Dico va bene, d'accordo, anche se è un piccolo investimento, tu hai bisogno di dati precisi. E torniamo sempre al tema della live. Cioè non posso dirti ah, un piccolo investimento, allora è approssimativo. È tutto così, è tutto perfetto, perché deve funzionare perfettamente adesso. Questo è l'approccio che propongo. E questo ti spiega anche perché ascoltandomi, magari se ti piace il mio stile, dici, ma caspita, ma quando tu parli sei molto diretto, come fai? Non è che come faccio. Sono collegato alla realtà. Tu vivi la realtà, io sono collegato, quindi ci incontriamo. Quindi quello che io ti dico non è che ti convince, ma ti risveglia quelle cose che sapevi già, ma le avevi in modo disordinato. Perfetto, tutto qua. Torniamo ai nostri potentissimi strumenti per uscire dall'approssimazione. È già 1 ora e 7 minuti che parlo, ma anche questa digressione su il perché ho creato i materiali fa parte del senso di questa live, cioè come si fa a ottenere dei risultati. Allora, la prima cosa ti serve una pianificazione globale etica. La seconda cosa è un inventario realistico delle risorse. Cioè non dire faccio questa cosa perché mi piace o perché sarebbe bello se ci fosse esattamente quello che è stato detto prima. Cioè si deve prendere in considerazione le necessità dei fruitori, non quello che ti piacerebbe. Quindi inventario realistico delle risorse. Cosa sai fare? Dillo, smetti di fare il modesto, la modesta, perché dice non si può dire. Perché non si può dire? Se tu sei capace di fare una cosa, lo dici. Se non sei capace, non dire che ti piacerebbe farlo. Dati. Qualcuno dice, penso che i risultati scarsi si presentano nel momento in cui costanza ed energia vengono meno. Anche quando c'è meno fiducia, i risultati vengono meno. E se lavori in squadra, freni anche i colleghi. E certo, è tua prima responsabilità essere una persona che funziona. Infatti, nei fondamentali, il primo corso è 8 settimane per vivere alla grande, per metterti nella condizione di presentarti nel tuo ambiente, che consideri con il secondo corso. E il terzo corso estende il tuo raggio d'azione. Ma certo, questa si chiama responsabilità. Cioè,
Cioè, non è che perché tu entri in una squadra allora dici, beh, quella è una squadra prestigiosa, mi hanno raccomandato e quindi mi appoggio. Ma assolutamente no. Cioè, più è alta la squadra dove entri, maggiore deve essere il tuo valore. Chiaro il concetto? Quindi, se tu vuoi entrare nel business del bar, è business del bar, quindi ti metti a livello altissimo. Quindi, giochi duro. Scopri che c'è il business degli yacht. Mi darai un'assistenza come esiste per gli yacht in California. O no? Non ci sono alternative. Inventario realistico delle risorse. Terzo punto, te lo dico proprio, lo so che questa è una cosa che non si dice, ma io te la dico. Addestramento duro al combattimento. Che parolina violenta, combattimento, oh no no. E allora se tu sei buonista, pacifista, inconcludente, protetto, da chi invece va a combattere e ti dà quelle condizioni di stabilità che tu usi senza ricambiare, per te questa frase è sorprendente. Ma te l'ho detto, io ti do i dati che funzionano. Questo ambiente è difficile, la tua idea, anche se ti sembra di muoverti nell'ambiente dell'arte perché fai le composizioni musicali, sì, la tua idea per conquistare il pubblico, conquistare, nota bene cosa ho detto, quale verbo ho usato, ti mette necessariamente in un confronto, e questo confronto è duro, e devi essere addestrato a reggere il confronto. Se non ti addestri a reggere il confronto, poi dici, ma perché non mi funzionano le cose? Risposta, perché su questo pianeta per fare qualche cosa devi essere capace di farla. Non basta l'intenzione, no. Dice, ma io ho visto il film Il Segreto, basta pensare una cosa. No, non è assolutamente così. Quarta cosa, ti mancano dati vincenti. Cioè, smetti di guardare tuo cugino Gigi o gli amici del paesello. Studia le biografie dei personaggi che fanno le cose. Studia la storia per capire come si sviluppano le correnti, come si anticipano le tendenze e impara a usare quello spirito. Esattamente, qualcuno diceva, negli anni Ottanta ci fu uno spirito, una vivacità, che io dico riprendeva l'infanzia dei protagonisti degli anni Ottanta, che adesso manca. Adesso siamo qua a fare amenità. Studia la storia, cioè non puoi dirmi non so come si studia, i fatti, i dati. Quinto, trova un solo maestro, uno solo, quello che tu senti adatto a te e studia tutto quello che ha da dirti, tutto quello che ha da dirti se ne in fondo, prima di eventualmente cambiare. Questo è un consiglio che ti do assolutamente, non ti sto dicendo segui me. Se ti trovi bene con me, bene. Se non ti trovi bene con me, perfetto, non ci sono gelosie da parte mia. Però, questa è la cosa che ti dico, quando trovi il maestro giusto, segui tutto quello che dice, non abbandonarlo perché dice ma non mi piace più. È lì che diventa interessante l'insegnamento, quando non ti piace. Perché i casi sono due. O hai ragione tu, e il maestro è un tontolone, oppure il contrario. Ha ragione il maestro e non a caso ha quella fama e ti dimostra che è capace, te l'ha sempre dimostrato. Soltanto che tu sei un po' tontolone, senza offesa, la tua prestazione, non tu, la tua prestazione è da tontolone e quindi se il maestro ti sta correggendo, abbi l'intelligenza di ringraziarlo. Se ti senti imbarazzato, abbi l'intelligenza di dire, oh caspita, il maestro, quello che ho ammirato tanto, mi ha detto che sono un cretino, e allora sono un cretino. Ma te l'ha detto come informazione sul tuo comportamento? Questi sono dati. Se non hai questi dati oggettivi, se vuoi sentirti la carezzina sulla testa, se vuoi che cantiamo insieme con Baià, non venire da me. Cioè non venire da me proprio perché? Perché mi occupo di soluzioni. Quindi se tu non sei all'altezza della prestazione, ti respingo quanto stai dicendo. Trova un solo maestro che piace a te e seguilo fino in fondo. Seguilo fino in fondo. Se non capisci, chiedigli spiegazioni. Il problema è tuo, non è suo.
Tutto quello che fai, fallo per il servizio, lavora per aiutare gli altri, lavora per innalzare la qualità della vita. Io non ho mai scritto una pubblicità per il cliente, io ho scritto sempre per il pubblico, per migliorare la qualità della vita del pubblico. Questo è l'atteggiamento. Quando tu hai questo atteggiamento, hai una visione etica eccelsa, etica cioè ciò che ti mantiene in vita. Se invece dici, ah, ho aperto il locale perché volevo soldi, oppure ho fatto un matrimonio perché avevo un guadagno, ho accettato un compromesso, e tutte queste scelte non sono etiche, sono egoiste. E tutte queste scelte falliscono. Invece, quando tu sei al servizio del pubblico e quando tu crei ciò che innalza la qualità della vita, hai la soddisfazione immediata, che è la retribuzione, segnatela questa. La soddisfazione e la retribuzione è quello che ti fa andare avanti anche se al momento hai difficoltà economica ed è quello che ti fa piacere quello che hai fatto indipendentemente dai soldi. Così magari cominci a capire la frase: i soldi non fanno la felicità. Esatto, perché se li hai guadagnati in modo non etico, cioè se non hai creato vitalità, i soldi non fanno la felicità. Io conosco gente che ha un sacco di soldi perché li ha ereditati, non sta producendo niente. E continua ad angosciarsi perché non sa che cosa fare per dare un senso alla vita. Non arriva dai soldi la felicità, deriva dal fatto che tu stai servendo gli altri. Quando tu servi gli altri, quando tu capisci il pubblico, capisci cosa serve, caspita, allora ti metti dentro quello che sta accadendo, vedi quali sono i dati, entri nel gioco, lo porti avanti, E questo fa la differenza. E non esci più con domande del tipo perché ottengo risultati scarsi? Perché in questa fase devi perfezionare, l'abbiamo già detto. Ottava indicazione. Verifica sempre quanto funziona ogni dato in mano tua. In mano tua, perché non è detto che tu sia capace di utilizzare i dati che altri sanno usarli. Cioè, se io prendo un monopattino, non so guidarlo bene quanto uno che invece sa fare quella cosa. Quindi non è che lo stimolo esterno, l'oggetto esterno ti rendono automaticamente prestigioso e abile. Non è che dici, apro anch'io un locale come fanno quelli là che sono belli e felici. Ok, ma tu sei capace? Tu appartieni a quel livello? Te l'ho detto. Quando io sono entrato, primo briefing, tempo zero, mi è arrivato un malloppone di 200 pagine in inglese. Ok, leggitelo domani e cominci, cioè domani, cioè già oggi pomeriggio, della serie, ma come faccio a leggere 200 pagine in inglese? Non è un problema mio. Ok, l'atteggiamento giusto è ok. Quindi non è che dici, vabbè, ma se avessi un aiutino, la raccomandazione, se tu hai l'aiutino, la raccomandazione, ti trovi a un livello più alto che è totalmente ingestibile. Quindi riconosci questo, che tu sei capace di gestire certi livelli. Vuoi salire di livello? Aumenta la tua preparazione. Non cercare la raccomandazione, l'aiuto, la scorciatoia. Non sperare che trovi gratis su internet la risposta magica che risolve tutto quello che non hai fatto. Quindi ogni dato funziona in base a quanto tu sei capace di capire. E anche qua tu capisci perché il mio metodo è incentrato su di te. Non posso proporti testi di autori che dicono io sono autorevole e tu devi fare questo. Perché quello sarà autorevole, sta parlando per sé, ok? Ma non è detto che tu sia capace di essere altrettanto abile nel gestire quel dato. Ti è chiara la differenza? Ecco perché il quarto corso dei fondamentali si modella su di te. È costruito proprio per modellarsi sull'utente. Quindi se tu sei a livello da 1, da 0 a 100, sei a livello 35, lo vivrai a livello 35. Dopo 6 mesi, lo ripeti? Sei a livello 60 e scoprirai che quello stesso percorso per te è diventato a livello 60. L'ho costruito apposta per fare in modo che tu possa utilizzare al meglio i dati. Questo è il concetto. Ogni dato funziona nella misura in cui tu sei capace di farlo funzionare. Quindi non devi cercare il dato buono, devi diventare abile tu.
Capisci la differenza? Se io ti do in mano il pennello da pittore che costa 200 euro, e tu non sai dipingere, non è che con in mano il pennello da 200 euro fai un capolavoro. Ti è chiaro il concetto? Bene. Sintetizza tutto quanto impari. Perché devi imparare, devi studiare, metterti alla prova, fare esperienza. Perfetto, sintetizzalo, esprimilo con il tuo stile in modo da rendere un servizio. E quindi non ti fai più la domanda del ma perché non ottengo risultati? Perché non hai ancora prodotto quella sintesi che funziona. Questo è il nono argomento. Decimo argomento, mantieni puro il tuo ambiente, igienizza. Igienizza, cioè, dai, igienizzare significa dare forza. Ig è la radice di aug, augusto. Quindi igienizzare significa rinforzare, pulire il tuo ambiente. Se alla luce di quanto ti ho detto in 1 ora e 20 minuti capisci che il tuo ambiente non è a questo livello di efficienza e capisci che l'approssimazione è a tutti i livelli, igienizza il tuo ambiente. Cioè, hai necessariamente bisogno di stare in condizioni che ti permettono di realizzare il tuo potenziale. E ultimo concetto, assumiti piena responsabilità di tutto ciò. Piena responsabilità. Non esistono alternative. Qualcuno dice, come superare la paura di buttarsi in gioco? Lei magari avrà investito grosse risorse per creare i suoi materiali. Come ha superato il timore che non tutti potrebbero riconoscere il suo sforzo? Allora, come superare la paura per buttarsi in gioco? Buttandosi in gioco, punto. Cioè, non è che devo stare a casa a domandarmi cosa succede se piove e io sono a casa. Se piove, piove. Quindi esci con l'ombrello. Non hai l'ombrello, esci senza ombrello. Ti metti in gioco, ti metti in gioco e capisci che allora la tua priorità è l'ombrello. Dici, ma non ci stavo pensando. E questo è il problema. Finché non ti butti nel gioco, non capisci che cos'è il gioco e stai lì a ipotizzare teorie, vendette. No, buttati in gioco. Mi chiedi come hai fatto? Ho investito grosse risorse per creare i tuoi materiali. E certo, ho investito tutti gli anni della mia vita, quindi non è soltanto l'esecuzione materiale, non è soltanto quest'ora e 21 minuti di live, ma è tutto quello che c'è prima, scelte di vita, possono essere quantificate come scelte alternative a carriere, beh, allora possiamo quantificarle in svariati milioni di euro, se vogliamo dirla così. Quindi, se questo è l'aspetto materiale che volevi sapere, quindi mi dici, tu magari avrai investito grosse risorse per creare i tuoi materiali. Sì, ma è stata una scelta, è stata una scelta. Cioè, non è che mi sono detto vado a fare il canale su YouTube sacrificandomi. No, è stata una scelta consapevole. E come ho superato il timore che non tutti potrebbero riconoscere il mio sforzo? Ma non mi pongo questo timore. Cioè, esattamente come quando io comunico qualche cosa, l'unica cosa che io faccio anche in questo istante è supervisionare il messaggio che sto dando. Nel senso, onestamente funziona, onestamente sono in buona fede, sì. So già a priori che ci sarà qualcuno che fa l'intervento che non ha capito niente, cioè c'è quello che arriva e pretende di correggermi senza aver capito niente. Oppure qualcuno mi dice, ho visto tutti i tuoi video. Impossibile, sono più di 2000. Però si sente autorizzato a dire, ecco, la mia attenzione non è focalizzata su quelli che non capiscono, che non hanno ancora raggiunto il livello di consapevolezza. La mia attenzione è su ciò che funziona, sui dati che funzionano, ed è per quello che mi dedico a questo, che è il concetto di civiltà, cioè facciamo una staffetta per passare alle generazioni future qualcosa che funziona. Con questo pubblico, il pubblico futuro, non il pubblico attuale, si superano tutti i timori. Quindi entra nel gioco e servi il pubblico nella più alta visione etica e costruttiva. Qualcuno dice: io attualmente sto cambiando settore lavorativo, per me nuovo. Si lavora in squadra, per cui si torna a scuola per poter rendere al massimo. Purtroppo mi inseriscono nella pratica. Secondo me è sbagliato. Secondo te? Ma se tu sei in una squadra, devi fare quello che dice la squadra. Quindi non avere l'atteggiamento del mai sbagliato, io farei. Tu sei lì e quindi devi fare quello che loro fanno, perché loro sono la squadra vincente. Dimostra che sai fare quanto loro fanno, perché sono vincenti, e dopo che l'hai dimostrato e che conosci tutte le procedure, torna
stupiscili facendo vedere che sei capace di fare cose straordinarie. Questa è la procedura, non partire dal presupposto dicendo io so che farei così. No, no. Faccio l'esempio delle auto elettriche, argomento di attualità. Le auto elettriche da 120 anni, 120 anni si fanno auto elettriche. No, ve lo dico giusto perché magari c'è qualcuno che dice l'auto elettrica è una novità di oggi. No, non è una novità di oggi. L'auto è nata elettrica, anzi te la dico ancora di più. Vai a cercare storia dell'automobile. L'auto nasce elettrica, soltanto che i motori elettrici non erano capaci di fornire quell'autonomia che serviva. Così si è scelto di fare motori a combustione. Perfetto, questo per 120 anni. Nel frattempo c'era della gente che ha continuato a fare delle auto elettriche, ma non funzionava, non convinceva. C'è della gente che ipotizzava di fare delle auto, ma non c'erano risultati. Finché è arrivato Elon Musk che ha detto ok, adesso non ipotizziamo, facciamo veramente la fabbrica, facciamo le auto elettriche, facciamo il marketing, facciamo tutto quello che serve, abbiamo un'auto vera, cioè è entrato nella squadra dei produttori di automobili, ha fatto quello che la squadra fa, cioè tutti i produttori di automobili da 120 anni fanno veicoli per utenti che vengono informati tramite pubblicità, ha fatto esattamente quello. Quindi ha dimostrato di essere della squadra, non era un visionario che si lamentava di essere incompreso, è entrato nel gioco, dopodiché ha detto, signori, adesso vi supero tutti. Lì dimostri la creatività, dopo che hai dimostrato che sei capace di stare nella squadra. Non è che parti dal presupposto dicendo io sono a priori creativo, a priori niente, ci vogliono i dati. Quindi prima entra nella squadra, fai quello che serve e poi decolli. Facendo vedere che sei capace di gestire dall'A alla Z una procedura totalmente diversa. Perché se tu entri in una squadra sei l'elemento destabilizzante. Quindi quello che ti sembra il tuo stile di vita tanto simpatico è destabilizzante in quella squadra. Questo è un concetto da tenere in considerazione e lo impari nei fondamentali. Qualcuno dice che tutti i settori lavorativi, secondo me, necessitano di formazione prima di iniziare il lavoro. Ma infatti tutti gli imprenditori fanno formazione. Le imprese vere fanno formazione, le imprese ridicole assumono gente prendendole dal mercato del lavoro. Mi dice, tu hai ragione, io purtroppo acquisto sicurezza terminata la formazione. Ma devi avere sicurezza, cioè, tu devi servire, cioè non è che la formazione ti dà la sicurezza, tu devi servire una causa maggiore. Fatti i fondamentali, lo dico a tutti. Mio sito, come la vita quando ti sorride, andate dove ci sono i fondamentali, li scaricate e cominciate a fare un percorso che sviluppa e potenzia di parecchio quanto spiegato in questa live. Sto parlando da un'ora e 27 minuti, ma se ti piace la live, tu pensa che i miei percorsi sono 100 volte più intensi e mirati. Le live servono giusto perché così cominciamo a conoscerci, facciamo interazione. Per me serve per capire l'opinione generale, quali sono i problemi, come vengono interpretati. E quindi è molto costruttivo. E se qualcuno passa di qua e si trova questa registrazione, ne beneficia. Quello che ti sto dicendo è che i miei corsi, i miei consulti sono decisamente più mirati e decisamente più profondi. Questo è normale. Questo è normale perché c'è più concentrazione, più focalizzazione e tanti esercizi pratici. Quindi non basta che io parli e tu ascolti, devi essere coinvolto, sei tu il protagonista. Bene, io passerei ai saluti perché è venuta fuori una live lunghissima ma intensa, meritava questo tempo che abbiamo dedicato tutti. Prima dei saluti, se qualcuno vuole intervenire con una domanda, al volo, bene. Io vi dico, fate sempre quella cosa che vi chiedo, cioè votate, mettete il pollicino, iscrivetevi al canale, perché queste cose aiutano il canale. È un canale che non ha pubblicità, quindi è un canale che vive soltanto della buona intenzione di comunicare amore, verità e bellezza. Quanto più diffondete col passaparola, con i vostri voti, questo canale, tanto più questo canale viene riconosciuto e proposto e quindi si estende l'azione, il raggio d'azione di questa iniziativa.
Bene, per i contatti direttamente con me andate nel mio sito Come la vita quando ti sorride, ci sono i materiali, c'è il modulo per contattarmi e anche per propormi dei temi da sviluppare eventualmente in qualche prossima live. Bene, io ti saluto, ringrazio tutti i partecipanti per gli interventi che sono stati stimolanti come sempre e mi raccomando, fai buon uso di questi dati perché queste informazioni funzionano nella misura in cui tu le applichi per innalzare la qualità della vita. Ciao, alla prossima!